Ciao ragazzi e benvenuti in quest'ultima recensione di quest'ultimo episodio di The Rising of the Shield Hero. E già, dopo 25 lunghe settimane, questa serie è giunta al termine. Parlando di questo episodio, è stato carino rispetto ai precedenti. Si continua il fantastico scontro dello scorso episodio dove vediamo Naofumi che dà del filo da torcere agli altri eroi e scopriamo sempre più nuove cose che vi spiegherò tra poco. Dunque direi di non dilungarci oltre e iniziare a dire gli avvenimenti di quest'ultimo episodio. Dunque, l'ultimo episodio riprende dallo scorso, quando Glass ha interrotto il combattimento tra Lark e Terris, e quindi lo scontro continua. Naofumi combatte contro Glass, mentre Raftali e Philo contro Lark e Terris. Intanto in sottofondo c'è stata una host che ho veramente adorato, wow! Scopriamo diverse cose su Glass, è debole al suo Leader Shield, e anche lei, come Lark e Terris, proviene da un altro mondo, ed è l'eroe del ventaglio. Cosa molto importante per chi si vuole leggere la light novel, ma probabilmente ci farà un video a parte. Beh, infine lo scontro continua, e alla fine, grazie ad un'idea della regina, la tizia coi capelli verdi, sfigatella, insomma la compagna di Itsuki, che abbiamo visto anche negli episodi precedenti, con il suo incantesimo del vento fa esplodere tutti i barili di Lucol, in modo da sconfiggere Glass. E dunque, l'ultima ondata nell'anime, finisce. Mentre stavano discutendo in un sentierino per rientrare, Philo trova un corpo in mare, che si voleva affogare, ed è proprio la compagna di Itsuki. Si voleva suicidare perché è stata abbandonata dopo essere stata accusata ingiustamente, ma Naofumi, che ormai ha quasi l'arem al completo, ospita Rishia nel suo team. Mentre stanno sulla nave per tornare al regno, la regina è ancora in debito con Naofumi per aver ucciso il papa, dunque gli dice che vuole fare qualsiasi cosa per Naofumi. Quindi cosa ha deciso di fare? Una cosa per il villaggio di Raftalia. Ha chiesto alla regina di conferire pieni poteri di governo sulla regione semiumana di Sayet a lui, l'eroe dello scudo. Ma non è tutto, delle navi per ricominciare a pescare e un enorme villa, dove appena Naofumi entra, rincontra la vecchietta della scorsa ondata. Raftalia pensa che tutte queste cose che sta facendo Naofumi per lei e per il suo villaggio siano delle cose che li stesse preparando a vivere senza di lui. Qui si conferma la ship e da qui comincia la nuova storia, la storia dell'eroe dello scudo. Allora, un bell'ultimo episodio, il finale mi ha fatto un po' storcere il naso per alcune cose, ma è comunque accettabile. Devo dire che le animazioni di questo episodio mi hanno soddisfatto e anche la grafica, soprattutto gli ultimi due minuti. Una cosa sola che mi ha detto un mio amico che ha letto la light novel sulla ricostruzione del villaggio, in pratica hanno ripreso quella parte dal volume 10 della light novel, mentre l'anime ha concluso al volume 5. La parte Rishia sembra inutile, ma nella novel c'è tutto un discorso incredibile di Naofumi e c'è una ragione per cui la invita. Il resto, dopo la fine della quarta ondata e le cose sopra citate, è anime original. Detto ciò, bellissimo quest'ultimo episodio, una serie carina rispetto a molti altri isekai che ho visto. Alcuni episodi mi hanno deluso, mentre altri mi hanno stupito un sacco, come l'episodio della backstory di Raftalia, che reputo il migliore di tutta la serie. Davvero un capolavoro di episodio. Comunque ragazzi, come vi avevo annunciato nella scorsa recensione, farò un video curiosità di Tateno Yusha, che uscirà tra questa e la prossima settimana. Dunque ragazzi, io spero che queste recensioni che ci hanno accompagnato per 25 settimane vi siano piaciute. Fatemi sapere la vostra su quest'ultimo episodio e nulla, io vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. Passate dai social che trovate in descrizione e nulla, noi ci rivediamo al prossimo video.